È arrivato il momento di mandare la lettera di sfida. Ricevuto. Affiderò questa lettera di sfida a Zenkichi. A prescindere da ciò che ha portato Natsume su questa strada, è in preda alla vanità, è diventato malvagio. Se non vede la distorsione del suo cuore, la metteremo a nudo noi. Va bene, aspettiamo domani e vediamo cosa succede. Clink! Lanciato il coltello a velocità supersonica. Signor Natsume! Buongiorno, vedo che anche oggi c'è una certa folla. Oh sì, a proposito! Che c'è? Che cazzo è sta roba? Cosa? E questo cos'è? Stamani quando i dipendenti hanno aperto il negozio, hanno trovato così. Hanno chiamato la polizia e gli è stato detto di non toccare niente per non inquinare le prove. All'attenzione del signor Ango Natsume, truffatore esibizionista. Non sei altro che un meschino criminale uso ad appropriarsi delle opere di chi disprezza, al solo scopo di ingrossarsi le tasche. Ci rifiutiamo di soprassedere di fronte ai crimini che hai commesso usando indossare una falsa corona. Stanotte strapperemo dalle tue mani i desideri di cui ti sei appropriato. Sul serio, si può essere più stupidi di così? Maledizione, che assurdità! Io sono il monarca e i miei seguaci mi sono leali, fin tanto che sarò in possesso dei loro desideri. No, possedere quei desideri è la prova del mio... che il mio è un potere legittimo, è la prova della mia sovranità. Non intendo consegnarli, non li cederò mai. Patetici eroi, sapete soltanto dare aria alla bocca. Fatevi avanti, vi schiaccerò uno dopo l'altro. Benissimo, allora veniamo a prenderti, Ango Natsume. Bene, e ora la sua cognizione dovrebbe essere cambiata. Grazie per tutto il tuo aiuto, signor detective. Dai, no, almeno non ha detto signor nonnetto. Ora sono ufficialmente diventato complice del ladro fantasma. Di cosa ti lamenti? Sei stato tu a proporre di lavorare insieme, ricordi? Per ricompensarti, d'ora in poi ti cercherò di chiamarti Zenkichi piuttosto che nonnetto, ok? In effetti, ispettore Hasegawa non è così semplice da pronunciare. Sì, Zenkichi mi va bene, no? Ok, allora, d'ora in avanti sarai Zenkichi-san, d'accordo? Non vedo l'ora di lavorare insieme ancora una volta, Zenkichi. E va bene, come vi pare. Ormai mi avete tirato dentro fino a questo punto, maledizione. Bene, a quest'ora i desideri dovrebbero essere materializzati. Sta a noi recuperarli e restituire i legittimi proprietari. E così facendo, daremo una bella raddrizzata al suo cuore distorto. Recuperiamo quei desideri! Il legame è aumentato, ma non abbastanza da arrivare al livello 24. Dannazione! Guarda Haru. Ste distorsioni mi fanno sempre morire perché distorcono tutto in modo storpio proprio. Eccoci, Ango Natsume. Siamo venuti a rubarti i tuoi desideri. Andiamo, recuperiamo quei desideri rubati. Sì, lasceremo di sasso quel Natsume. Secondo me si trasformerà in un megademone e ovviamente sarà debole alla luce. Ovviamente no, però ci voglio credere. Voglio crederci che sarà debole alla luce. Quindi nel caso Archangel, eccolo qua. Come squadra penso che andremo... Facciamo Ryuji, Yusuke e Sofia. Forza, muoviamoci. Oh, siamo saliti di livello, perfetto. Vediamo cosa possiamo prendere con 8 punti legame. Allora, aumentiamo la resistenza di tutto il gruppo. Aumentiamo la probabilità di infliggere alterazioni. Ci rimangono 3 punti. Io potenzierei ancora una volta gli SP. Nelle prossime invece potenziamo tutto il resto del gruppo. Più SP abbiamo, meglio è. Sapete il personaggio con cui non riesco mai a fare la combo finale? È proprio Joker. 1, 2, 3, 4, 5. E non riesco a fare quella col triangolo. 1, 2, 3, 4, 5. E poi fa quello dello sparo. 1, 2, 3, 4, 5. Ecco qua. Forse devo dargli sempre il tempismo. Eccoci arrivati al castello. Ango Natsume, siamo qui per rubarti i tuoi desideri. Proprio sul castello, stavolta, eravamo proprio sul tetto.
Ah, quello probabilmente è il concorso letterario che l'ha fatto felice. Ve la siete presa comoda, ladri fantasma. O forse dovrei dire, eroi prescelti. Era ora, signor signore supremo. Dovresti restituire tutti i desideri che hai rubato. Te li strapperemo di mano. Quante sciocchezze. Non avete idea di quel che vi aspetta. Quell'aspetto e quella posa, non ci sono dubbi, è il signore supremo del principe degli incubi. Dà proprio quell'impressione, però i temibili quattro non erano vestiti come persone normali. Già, a pensarci bene, quei personaggi non hanno ricevuto particolare attenzione da parte dell'autore, o sbaglio? Siete venuti fin qui soltanto per finire dritti dritti nella mia trappola. Questo mondo appartiene a me e a me soltanto. Prende forma esclusivamente in base alla mia volontà. E qui il Signore Supremo fa calare la giustizia sulle teste di tutti quegli eroi santarellini che osano bollarlo come essere malvagio. In questo mondo non siete altro che mosche da schiacciare. Mi godrò le vostre immonde urla di dolore nell'espiazione dei vostri peccati. Parole audaci da qualcuno che ha rubato i desideri degli altri soltanto per soddisfare la propria avidità. Già, e sei veramente tu il Signore Supremo. Ora non dovrebbe arrivare il momento per cui ti prendiamo a calci al culo. Ah, ditemi, quanti dei miei fratelli demoniaci avete trucidato mentre vomitavate queste ipocrite falsità? Wow, sei studiato per bene il manuale del cattivo perfetto, eh? Ne ho abbastanza, è ora di combattere. Esibisci pure la tua spavalderia. Quel che è chiaro è che tremi di paura all'idea di perdere il tuo vacuo trono di cui vai tanto fiero. Cosa dici? Il tuo regno non è che una mera illusione. Saremo noi a mostrarti la verità. Vieni, Ango Natsume, combattiamo! In questo momento sei tu in alto. Senti il remix della canzone. Cos'è, un vampiro? È un dragone. Oh, è un drago vampiro, signore supremo. Ma dai, no, la posa Jojo no. La posa Jojo no, ti prego. Ok, prima di tutto, vediamo a cosa sei debole. Voi mocciosi ignoranti osate sfidare il Signore Supremo in persona. Folli, banchetterò con le vostre ossa. Porca zozza, un drago! Fate attenzione ragazzi, questo è fortissimo. Lo vedo, porca troia. Aspetta, aspetta. È debole alla luce però, e al ghiaccio. Beccati questo. Che è successo? Figa, si è potenziato di già. Bersagliare le sue debolezze? Basta fare così allora. Attenzione. Oh, 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 ma spara anche il ghiaccio il signorino, eh? Vabbè, beccati di nuovo questo. Ma... no, ok, era una finta. Merda, sono in fiamme, aiuto! Vai Fox, spaccagli la faccia sto dragone incredibile. Allora, devo dire che come estetica mi piace. Come estetica mi è piaciuto questo come boss. Però se è come Alice, avrà ovviamente una seconda fase. Bella cattivella, eh. Yeah.
Bravo Fox! Tagliamogli la coda a questo dragone. Se Sabakus ha insegnato qualcosa su Dark Souls, è che i draghi possono essere tagliate le code per ottenere delle armi fighe. Posa Jojo. Oh guarda, seconda fase. Ma si è rotta... Ah, non si è rotta la... La come si chiama? La coda, si è rotta l'armatura. Oh, attenzione. Aia. Beccati questa spada. Ma poi, furbo il Signore Supremo, mettere nella propria sala del trono gli unici oggetti che gli mettono la debolezza: le punte di ghiaccio e le spade di luce. Un genio questo signore degli incubi. Dai, si è capito chi è il mio personaggio preferito in questo gioco. Altro pezzo dell'armatura rotta, non ho visto quale, però forse le ali. Ah, maledetti vermi! Chi ha talento viene sempre trascinato in basso da chi non ce l'ha. Come potete essere così ignoranti? Oh, seconda fase? No, forse solo potenziamento. Stai giù, stupido drago. Ma stai buono. Il bello è che continua a essere tirato giù dalle stesse armi che lui ha messo qui nella sala del trono, come ho già detto. Avrei bisogno di una cura, ragazzi. Aspetta, Sofia, dammi un attimo il cam... Ah, brava. Dove sei tutti quanti? Ecco, facciamo media, così recuperiamo punti vita, ridiamo il cambio a Fox. A me fa ridere un sacco come si alza, gli tiriamo un cazzottone qua sulla testa e si riabbassa subito. Ma è mutande? Io ho il presentimento, ti dico questo, che uccidendolo adesso arriviamo alla seconda fase. Si trasforma adesso perché non ha fatto nulla. E invece no? Strano. Forse mi aspettavo troppo da Ango Natsume. Può essere. Game over, Signore Supremo. Ah no, forse no, attenzione. È tutto qui quello che sai fare? Oh, forse no. Aspettate, possiamo governare insieme questo mondo. Posso cedervene la metà. Oh oh. Eccolo lì, in mutande. Il mio mantello, la mia armatura magica. Non mi guardate, non mi guardate. È questa la sua vera forma? Pare di sì, quindi alla fine persino la sua identità non era altro che una squallida imitazione. È finita, Ango Natsume. Siete soltanto un bracco di stupidi ragazzini. Non avete idea di quanto io abbia sofferto. Ma non è troppo tardi per me. Ho ancora la mia reputazione di scrittore. Ho vinto un premio. Ho venduto un sacco di copie. Non è tardi. Non è mai troppo tardi. E questo ti basta? Conquistare la fama tramite l'inganno, soggiogare e recare danno agli altri. È davvero questo ciò che volevi? Qual è il vero motivo che ti ha spinto a scrivere romanzi? Io, in verità io. Maledizione, maledizione. Io ci ho provato, ce l'ho messa tutta, come tutti gli altri. Leggevo, passavo notti insonni, scrivevo per ore e ore, come se ne andasse della mia stessa vita. E per cosa? Nulla di quel che scrivevo era mente mio. Ogni libro non era altro che l'ennesima opera del nipote di Sogo Natsume. Nessuno mi ha mai riconosciuto nei miei sforzi, nel mio lavoro, nel mio valore. Ovunque guardi, quel che vedo è una massa di idioti senza cervello, schiavi delle apparenze e niente più. Guardate me, maledizione. Riconoscete gli sforzi di Ango Natsume. Per una volta vorrei soltanto che qualcuno se ne rendesse conto. Io lo faccio.
L'impegno che hai profuso nei tuoi romanzi è molto chiaro. Una vita nel segno della creatività è spesso una vita solitaria, al di là della professione svolta. E tu combattevi nella solitudine. Ti sei fatto forza, mettendo anima e corpo nei tuoi lavori, proponendogli di continuo al tuo editore senza arrenderti mai. Una dedizione e una determinazione simili meritano tutto il mio apprezzamento. Oh, l'apprezzamento di Yusuke. Sono tanti coloro che rinunciano a questa battaglia, anche quelli che sono dotati di un talento e una creatività eccezionali. Essere in grado di dare alla luce opere sempre nuove senza desistere mai, forse è quello il più straordinario dei talenti. C'era un tempo in cui anche tu ti battevi senza sosta, ed è la parte autentica e genuina della tua carriera di scrittore. Dunque, Anko Natsume, riparti da zero, fatti strada, risali la china e non ti fermare. Dopotutto, ci sono delle cose che non possono essere dipinte se non su una tela nera. È stato grazie alle persone che hanno creduto in me se finalmente sono riuscito a imboccare la mia strada. Ho smesso di mentire a me stesso e sono riuscito a ricominciare. Ora dunque tocca a me fare lo stesso per gli altri. Crederò in te, anche se dovessi essere l'unico a farlo. Stupido ragazzino, mi hai sfinito con i tuoi discorsi. Però hai ragione, questa mia identità è costruita su un mucchio di bugie. Stracchete! Non ne ho più bisogno! Lo farò, ricomincerò dal fondo e risalirò con le mie sole forze. Scriverò un romanzo che catturerà il cuore di migliaia di lettori, proprio come fece mio nonno prima di me. Scriverò qualcosa di cui andare ancora orgoglioso, lo giuro. Bene, e io non vedo l'ora di poterlo leggere. Sono davvero uno stupido. Non ho potuto come ho potuto dimenticarlo? Ora lo so. Ora ricordo quel che volevo veramente. Oh, che bellina questa storia. Ah... La gabbia sta crollando. Forza, andiamo via. Avrà già confessato o confesserà domani? Ah, direi che è finita per adesso. Gabbia della vanità. Missione compiuta. Chissà se i desideri sono tornati ai loro proprietari. Probabilmente sì, dopo tutto sono volati via dalla gabbia. Anche se non l'abbiamo visto, sono ancora preoccupato. Forse ci conviene controllare tra la gente in città, giusto per essere sicuri. Buona idea, detto questo, la prigione non è scomparsa neanche questa volta. Ne sono certo ormai, le prigioni non funzionano come i palazzi. Beh, ci penseremo dopo. Concordo, andiamo. Vediamo se la gente parla ancora di Anko Natsume. Ehi, Phoenix. È come se mi sentissi inquieta in questo momento. Sai dirmi di cosa si tratta? C'è qualcosa che ti disturba? Non saprei così con esattezza. Natsume ha fatto tutto il possibile, ma in qualche modo, lungo la strada, ha perso di vista quel che davvero contava per lui. È una persona piuttosto strana. Per lui è solo un nuovo inizio. Già, ha detto di voler ricominciare dal fondo. Yusuke ha detto che Natsume ha perso la strada a causa della solitudine. E ogni volta che ci penso avverto una certa inquietudine. Natsume ha fatto del male a tante persone e per diverso tempo è stato nostro nemico, ma... cos'è questa sensazione? La stessa che provava Yusuke. La stessa di Yusuke? Capisco, dunque è per questo che Yusuke ha salvato Natsume. Perché la ragione che ha spinto Natsume a fare quelle cose terribili era qualcosa di molto triste. Credo di capire ora. La tristezza può ferire le persone, ma può anche salvarle. Può dare agli uomini una ragione per sostenersi a vicenda. Credo che tu abbia ragione. Sì, deve essere così, ne sono certa. Ok, forse è il momento di andare, Phoenix. Sai quanto ero entusiasta all'idea che si stesse avvicinando alla festa del Tanabata, no? Beh, il mio ragazzo dice che ha già degli impegni. Ah, a proposito, per caso hai finito di leggere quel manga che ti avevo dato? C'è un'altra persona che lo vorrebbe in prestito. Non ne sono sicura al 100%, ma credo che abbia funzionato, no? Già, pare che la gente non parli più di Natsume.
Allora è andato tutto come doveva. Conquistare la fame tramite poteri che si basano sull'inganno non si addice alla sua immagine. Tutto questo non sarebbe mai stato possibile se tu non fossi stato lì ad aprirgli gli occhi, Yusuke. Oggi hai davvero preso in mano la situazione, Inari. È stato un vero eroe. Sì, e ha anche combattuto, porca troia. Già, Inari, l'eroe prescelto ha riportato la pace e l'armonia in tutto il regno. Ti ringrazio tutti. Percepisco un forte legame con i miei amici. Oh. Schivare un attacco può generare un contrattacco. Tuttavia non è ancora finita. Dobbiamo verificare se il risveglio del cuore è effettivamente avuto luogo con successo. Per ora non possiamo fare altro che aspettare e vedere come si evolve la situazione. Beh, dato che abbiamo del tempo libero, perché non ci rilassiamo al bagno pubblico o qualcosa del genere? Sono a pezzi. Buona idea, dobbiamo darci una rinfrescata prima di tornare al camper. Esce, hai sentito, Sofia? È il tuo momento. Ok, troverò il miglior bagno pubblico in tutta la zona. Che costa tantissimo. Oh, e un'altra giornata passò. Sendai, luogo della conferenza stampa. Chiedo scusa. Grazie a tutti di essere venuti. Ho convocato questa conferenza stampa per fare un annuncio e per comunicare le mie scuse ufficiali. Innanzitutto, il mio romanzo, Il Principe degli Incubi, si è recentemente guadagnato il primo posto ai Tsukasha Awards. Ho deciso di restituire il premio. Come? Ma perché? Che cazzo? Cosa vuol dire? Dai, non si fa! Ho deciso inoltre di ritirare tutte le copie pubblicate e ho intrapreso le azioni necessarie per rimborsare tutti i soggetti coinvolti. Sono certo che vorrete conoscere il motivo che mi ha spinto a farlo. La verità è che il mio libro, Il Principe degli Incubi, ha vinto solo grazie al fatto che sono il nipote di Sogo Natsume. In sostanza, il concorso era truccato. Inoltre, mi sono macchiato di plagio nei confronti di innumerevoli altri autori, copiando diversi passaggi e passaggi parola per parola. Infine, la storia secondo cui avrei scritto i miei romanzi per dare forza a una ragazza ricoverata non era altro che una bugia per muovere la compassione. Tutto questo ha permesso ai miei libri di vendere un numero di copie del tutto immeritato. Voglio chiedere scusa per questo scandalo e voglio farlo provvedendo a rimborsare tutti coloro che hanno acquistato il mio libro. Lo giuro, la mia carriera di scrittore finisce qui. Sono estremamente mortificato per le mie azioni. Chiedo scusa a tutti voi. Mi dispiace. Ma non era quello che doveva succedere. Un momento, signor Natsume, cosa credete di fare? Ehi, chiudete tutto, fate uscire tutti quanti. Vi prego di non interferire. Ho deciso di prendermi le mie responsabilità e di farlo in questo modo. Ok, cazzi tuoi. Ehi, c'è qualcosa che non mi convince. È stato il signor Natsume a mettere in piedi questa cosa, giusto? Credi che gli editori stessero cercando di sfruttare il nome della famiglia del signor Natsume per arricchirsi? Cazzo, ci hanno scoperto. E porca troia. Ehi! E tu chi sei? Non lo permetterò. Tu sei quello del party. Mi spiace per le cose che ti ho detto in quell'occasione. Non ti permetterò di fuggire e nasconderti, Ango Natsume. Tu vuoi tornare a prenderti la tua rivincita, dico bene? Quando tornerai nel mondo della lettura, vorrò vedere un libro che porta il tuo nome e non quello di tuo nonno. Scriverai un romanzo di cui andare orgoglioso, non è così? Fai del tuo meglio. Grazie. Grazie infinite. E questi chi sarebbero? Una volta che sarò tutto risolto, farò il mio ritorno. Anche se dovesse esserci una sola persona in attesa di leggere le mie storie. Oh, merda. Spero solo un giorno di poter salvare qualcuno allo stesso modo in cui i romanzi di mio nonno hanno salvato me quando ero piccolo. È per questo che scrivo. Oh, ha detto la sua verità finalmente. Beh, attenderemo il tuo ritorno allora, Ango Natsume. Diamine, voi ragazzini siete incorreggibili. Fate irruzione alla conferenza stampa come se niente fosse. Le mie scuse, era fondamentale poter parlare con lui. Ah, sì, tranquillo, tanto ormai. Beh, io devo proprio andare, devo interrogare Natsume.
Oh, giusto, c'era da aspettarsi che non sarebbe finita con delle semplici scuse formali. Zenkichi si sta proprio impegnando, sembra quasi un vero poliziotto. Io sono un vero poliziotto, a ogni modo, non ci vorrà molto, quindi andate pure ad aspettarmi al camper. Beh, allora diamoci una mossa. Sì, lasciamo che sia lui a occuparsi del resto. Andiamocene via. Phoenix, hai un momento? A proposito di Natsume, c'è qualcosa che mi tormenta. Quel che ha fatto era imperdonabile, su questo non ci sono dubbi. Tuttavia, possiamo davvero paragonarlo a Madarame. Era davvero malvagio come i signori dei palazzi che abbiamo affrontato in passato. Se avesse semplicemente ignorato i suoi editori, avrebbe mai preso quella strada. O forse sta soltanto empatizzando con qualcuno che cerca di fare arte come me. Che ne pensi? Non era una persona malvagia. È diventato una persona malvagia a causa di persone malvagie. Dunque, lo pensi anche tu, Phoenix. Allora, qual è lo scopo di queste prigioni? Beh, immagino non abbia molto senso pensarci adesso. Perdonami, non volevo trattenerti. Sarà meglio che torniamo al camper anche noi. Andiamo, Yusuke. A quanto pare sono tornati tutti al camper. Dovremmo andare anche noi, Phoenix. Già, torniamo al camper.